Il mio cuore è per te. 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 Quante volte hai sentito il bisogno di un cucciolo tutto per te, con cui condividere i sogni e tutto l'amore che hai. Ora quel desiderio è realtà, perché io sono qui con te. Non ha limiti la fantasia, con i tuoi cuccioli cerca amici. Questa è un'amicizia magica che riempie il nostro cuore d'amore. Il mio cuore è per te. Il mio cuore è per te. Il mio cuore è per te. Allora, chi andiamo a incontrare? Pinkie Pie, è laggiù, guarda, vieni a vedere. Vive in quella casa fantastica. Una casa fatta di dolci. Oh sì, esattamente. La 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 la. Beh, per fortuna anche questa è fatta. Ciao, Scootaloo! Oh? Flutterchat, ti ha trovato un nuovo animaletto? No, Pinkie, veramente è nuova. È appena arrivata da non so dove di preciso. Ciao! Ciao, quindi tu sei Pinkie Pie, dico bene? Sì, sì, proprio io sono Pinkie Pie. Allora, posso fare qualcosa per voi? Volete assaggiare una fetta di angolo zuccherino? No, volevamo solo salutarti. Gli sto presentando tutti gli abitanti di Ponyville e a sua volta gli presenterò Twilight, che adesso ha un nuovo castello tutto suo. Ha un castello? Qui ci sono i castelli? Ma certo, qui siamo in un'epoca un po' più, antica, diciamo. Più o meno. Cioè, insomma, hai capito. Forza, andiamo, vieni, poi ti presento le mie amiche. Ok, d'accordo. Ciao, Pinkie Pie. Ciao! Che carina! La 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 la! E questo castello quanto è grosso di preciso? Oh, è molto grosso! È grossissimo! E se vuoi potrei anche fare un giretto sullo scivolo. Scivolo? C'è anche uno scivolo? Sì, certo. Dovrebbe essere qui da qualche parte. Prima c'era un albero, adesso invece, beh, si è formato un castello, visto che T-Rex aveva distrutto l'albero di Twilight. È stata una cosa emozionante, peccato che non l'ho potuta vedere dal vivo. Oh, guarda, quella lì è Applejack, è la sorella maggiore di una mia grande amica, di nome Applebloom. Oh, vive in una fattoria? Sì, proprio così. Niente male, vero? Oh, ciao Scootaloo. Qual buon vento ti porta qui? Ciao Applejack, lei è Lia, è una nuova cagnolina venuta qui da non so dove. Wow, però come sei carina. Ciao, non ti ho mai vista qui prima. No, io abito... abito in un mondo di tutti animali. Cavalli, certo, anche, ma noi siamo più che altro... Little Pet Shop. Little Pet... cosa, scusa? È complicato da spiegare. Beh, mi dispiace, ma non potete fermarvi qui. È in corso un'invasione di bruchi affamati, purtroppo. Un'altra volta. Oh no, non ti preoccupare, stavamo proprio andando da Twilight. Ci siamo solo fermati per chiederti se c'era Applebloom. No, Applebloom è andata nel vostro club segreto. Stavo aspettando te. Probabilmente anche Sweetiebell sarà con lei. Ok, grazie. Vieni, Lia. Sì, arrivo. Ciao, Applejack. Ciao, Lia. La 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 la. Oh cielo, ho di nuovo perso la strada. Un'altra volta. Ehi Fluttershy. Sei tu, Scootaloo. Mi hai fatto paura. Scusa, ma volevo presentarti Lia, una nuova cagnolina. Ciao Fluttershy. Oh mio Dio, un cagnolino che parla. E dimmi, dimmi, che cosa pensi in questo momento? Beh, io credo di essere molto confusa.
perché gli animali qui non parlano. Oh no, occasionalmente solo Spike parla. È un draghetto molto simpatico. Oh, ma sei davvero dolcissima. Voglio assolutamente portarti a casa mia. No, Fluttershy, non ti disturbare. Dovevamo soltanto farti una visita. Volevamo venire da te, certo, ma visto che ormai ti abbiamo incontrata qui, dobbiamo andare nel club delle mie amiche. Ci vediamo, andiamo lì. Oh, un cane che parla. Non sto sognando. Ora mi ricordo dove è il sentiero. Oh, scusa tanto per Fluttershy, lei adora gli animali, ma quelli che parlano li stra-adora. Oh no, non fa niente, tranquilla. È solo che vorrei tanto tornare a casa, ho paura. Beh, Princess Twilight Sparkle ti aiuterà, d'accordo? Ma certo, vi verrò a trovare spesso se potrà portarmi a casa e farmi tornare qui qualche volta. Bene, allora andiamo subito da lei. Ricordati comunque che il cutie mark deve essere ottenuto da una cosa personale. E chi te l'ha detta questa cosa? Applejack, non lo so, mi dice sempre che devo scoprire quel non so che mi rende speciale. Sì, me lo dice sempre anche Rarity, ma non so davvero quale sia il mio talento speciale. Oh, Scutalo! Ciao, Scutalo! Oh, ciao ragazze! Oh, e questo che cos'è? Cosa? Io non sono niente, davvero sono... Non ti vergognare, loro sono le mie amiche, Apple Bloom e Sweetie Belle. Coraggio! Presentati! Io mi chiamo Lia, sono un cagnolino, credo. Cioè, lo sono. Oh, com'è carina! Dove l'hai trovata, Scutalo? Veramente non lo so, si è catapultata nella Everfree Forest, mentre io e Rainbow Dash stavamo facendo un campeggio. È molto carina però, direi che siamo già diventate amiche. Che idea, magari potresti ottenere il cutie mark dell'adozione. Il cutie mark dell'adozione? Come sarebbe un cutie mark dell'adozione? Non lo so, mi è venuto in mente adesso. Potrebbe essere qualcosa di speciale. Sì, un cutie mark di un pony che adotta un cagnolino o un altro animale sarebbe una cosa un po' strana. Sì, però mi hanno detto di provare tutto quello che potevo. Me l'ha detto Rarity, se provo magari anche l'adozione. Ma avanti, solo se fai la veterinaria magari potrebbe comparirti un cutie mark decente. Ah, questo lo dici tu. Fanno sempre così? Sì, un po' lo faccio anch'io, ma... Oh, guarda, ecco il castello di Twilight. Wow! Oh. Tranquilla, Twilight è una principessa molto buona, fidati. Sì, mi fido. Bussi tu o busso io? Busso io, tranquilla. Dobbiamo solo aspettare che scenda Twilight. D'accordo. Dopotutto, ci sono circa 4 piani lì. Wow, ci vorrà parecchio per scendere. Ah, chi sarà adesso? Oh, ciao Scutalo. Ciao Twilight. Questa è una mia nuova amica, si chiama Lia. Un cane? Ma questo non è un semplice cane, è un Little Pet Shop. Ho letto un sacco di cose su di loro. Allora, che cosa posso fare per voi? Beh, Lia avrebbe bisogno di aiuto per tornare a casa sua. Nel mio mondo di Little Pet Shop. Oh, certo. Entrate dentro, proveremo a cercare una soluzione insieme. Visto, è una principessa molto buona, vedrai che ti aiuterà. Grazie anche a te, Scutalo. Di niente, entriamo. Scusate il disordine, non ho avuto modo di rimettere a posto, ho avuto tanto da studiare. No, figurati, è davvero fantastico Twilight. Sì, davvero bellissimo, meglio di casa mia, quasi. Bene, voi salite pure di sopra con l'ascensore scivolo, come lo chiamo io. E io salgo volando, devo solo prendere una cosa. D'accordo. Vieni, Lia. Dove? Lì sopra. Non lo so, non mi sembra il caso, ma... Non credo che c'entriamo tutte e due. Ma certo che c'entriamo, non vedi? Più o meno. Bene, e ora si sale. E se cadiamo? Stai tranquilla che non cadiamo, è tutto sotto controllo.
Davvero fantastico. Come ci siamo finiti qua su? Veramente non lo so. Però niente male. Già, niente male. Oh, eccovi, siete qui. Allora, cominciamo con la ricerca. Allora, io ho letto molti libri sui Little Pet Shop e credo che ti potrei mandare a casa molto facilmente. Veramente? Ma potrei mai tornare qui un giorno? Sì, se ripercorrerai la stessa strada che hai fatto per venire qui, certo. Dove sei andata di preciso? Su un ponte che collega la foresta al mio villaggio. Capisco, capisco. Lo stesso ponte che collega Ponyville alla Everfree Forest. Bene, sì, credo di avere un'idea su che cosa fare. Il libro deve essere proprio qui. Ah, eccolo qui, vediamo. Libro incantesimi, Little Pet Shop. Sarà molto più complicato farli, ma credo che dovrebbe essere abbastanza semplice. Vieni pure qui. Sì, e adesso? Entra nel libro. Nel libro? Perché? Fa come ti dico. Ok. Bene, e adesso? E adesso buon viaggio di ritorno a casa. Ci vediamo presto, Lia! Ci puoi scommettere, Scootaloo. Wow!